Benvenuti al telegiornale in lingua dei segni. Con una nota inviata alla Prefettura, all'Assessorato regionale Sanità, alla ASL di Oristano e al Comitato di Distretto Sociosanitario, i sindaci dei comuni di Sola Russa, Zerfaliu e Sia Maggiore, Mario Tendas, Pinuccio Chelo e Davide Dessì, evidenziano le problematiche di ordine pubblico legate alla privazione del servizio di medicina territoriale nei confronti di 700 cittadini. Molti cittadini si sono recati dai medici di famiglia senza neanche sapere che era stato loro revocato il medico, si legge nella nota. Non c'è stato alcun preavviso. La comunicazione dell'ASL è stata approssimativa e peraltro tardiva. Purtroppo diverse persone alle quali è stato revocato il medico e con esso è stato rimosso il diritto alla salute, esasperati dalla situazione, minacciano di intraprendere azioni che appaiono difficilmente controllabili e gestibili, non solo nei confronti dei medici, ma anche dei sindaci. Interviene sulla grave situazione anche l'Ordine dei Medici di Oristano. Non possiamo lasciare allo sbaraglio medici che si ritrovano gravati di un impegno senza i presupposti di poter lavorare con un rapporto di rispetto e dignità, sia dal punto di vista professionale che sociale. Lo scorso 30 marzo, nella località Pagu e Bonu, si è verificato il primo rogo che ha interessato una superficie di circa 32 ettari. Il fuoco ha riguardato zone agricole e rimboschimenti di eucaliptus. Soltanto grazie al tempestivo intervento di due squadre dei vigili del fuoco, di due pattuglie della stazione forestale di Marruviu e dell'elicottero proveniente dalla base di Fenusu, si sono potuti contenere i danni, scongiurando il peggio. Gli accertamenti avviati nell'immediatezza dal personale del reparto di Marruviu hanno permesso di risalire al responsabile dell'accaduto e alle cause dell'evento, da attribuire alla negligenza e all'imperizia di chi ha eseguito le operazioni di bruciamento di frasche di eucaliptus. Il Corpo Forestale ricorda che le prescrizioni regionali antincendio sono valide anche al di fuori del periodo di elevato rischio. Il Corpo Forestale è sempre impegnato in prima linea, con un grande impiego di risorse umane e strumentali, per contribuire ad arginare tale criticità. Si confida anche nel senso civico dei cittadini, che possono segnalare al numero verde 1515 qualsiasi elemento utile per individuare i responsabili. Provvedimento che interviene per dare maggiore solidità e garanzie all'assistenza sanitaria rivolta ai piccoli pazienti in condizioni di particolare vulnerabilità sociale. La Giunta regionale ha dunque istituito un codice di esenzione per la spesa sanitaria rivolta ai minori privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento a loro tutela. Cioè i minori la cui tutela sia passata in carico al tribunale in seguito alla morte dei genitori o per l'impossibilità di questi ultimi di esercitare la potestà, oppure nel caso di minori in condizione di grave pericolo per cui l'autorità abbia disposto la collocazione in un luogo sicuro. Per quanto la normativa nazionale preveda già da tempo l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i minori privi di un sostegno familiare,
ha affermato l'assessore Doria, non è mai stata data un'indicazione alle regioni in merito all'estensione dei codici d'esenzione esistenti o all'istituzione di un nuovo codice ad hoc. La destinazione Cabras sarà sempre di più una meta di grande interesse per il turismo balneare, ambientale e culturale. Sono state dunque aggiornate per l'anno 2023 le tariffe per l'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici che si occupano di somministrazione di alimenti e bevande. L'idea è quella di incentivare l'utilizzo delle strutture amovibili esterne, molto apprezzate dagli avventori di bar e ristoranti, nei mesi primaverili e estivi, spiega la consigliera delegata al commercio, attività produttive e ricettività Federica Pinna. Si tratta di una misura con la quale intendiamo proseguire la nostra azione di sostegno per le attività dei bar e della ristorazione, affinché con l'avvicinarsi di un promettente turismo estivo possano superare le criticità economiche degli ultimi anni, spiega il sindaco Andrea Avis. Il comune di Oristano ha consegnato i lavori per la realizzazione del parco lineare. Inserito nel programma Oristano Est, il progetto di sistemazione e rigenerazione del bordo urbano orientale e meridionale della città lungo il passante ferroviario, meglio noto come parco lineare, prevede un importo complessivo di 6 milioni di euro. I lavori consegnati nei giorni scorsi dovranno concludersi entro l'estate del 2024. Parte una delle opere più importanti del programma Oristano Est, immaginato e progettato per incidere profondamente nel tessuto urbanistico e sociale. Il parco sarà un grande polmone verde che costeggerà la periferia urbana dal fiume Tirso, in prossimità del passaggio a livello di Silì, fino alla zona industriale, passando dall'area della stazione ferroviaria, ha affermato il sindaco Massimiliano Sanna. Sarà realizzata una pista ciclopedonale, prevedendo aree verdi e punti di sosta, attrezzati con giochi per bambini e attività di svago. Sono previsti numerosi interventi che attrezzano tracciati già esistenti, favorendo la continuità della percorrenza da parte degli utenti in alcune aree degradate e obsolete della città. Ha preso il via giovedì 31 marzo il corso di formazione dedicato a medici, infermieri e operatori sociosanitari dell'unità operativa di oncologia ematologia dell'ospedale San Martino di Oristano. È curato dall'ufficio formazione Ares. L'obiettivo del percorso formativo è quello di analizzare nel dettaglio differenti casi clinici per valutarne le indagini strumentali più appropriate, le terapie oncologiche, l'area di bisogno e di intervento, l'impatto degli esiti sugli assistiti e sugli operatori. Tra i temi affrontati nel primo incontro, quelli relativi ad anemie, leucemie. Nel secondo evento, in programma per il 26 maggio, si parlerà di neoplasie dell'esofago e dello stomaco e del mieloma multiplo. A presentare diversi argomenti e illustrare i casi clinici sono gli stessi professionisti della struttura di oncologia e ematologia, che possono condividere attraverso il percorso formativo le migliori pratiche e delineare strategie comuni e condivise di diagnosi e cura, secondo le raccomandazioni basate sulle più recenti evidenze scientifiche.
due cabine elettriche ubicate nella via Cagliari Auristano saranno riqualificate attraverso la realizzazione di murales nelle pareti esterne che trasformeranno i manufatti in vere e proprie opere d'arte. Ciò grazie alla collaborazione tra l'assessorato alle politiche giovanili e la società del gruppo Enel. Per abbellirle sono state scelte immagini di Sartiglia con la riproduzione dei Componidoris con i colori dei gremi di San Giovanni e San Giuseppe. A realizzare il progetto artistico è stato chiamato Fabio Figus, artista originario di Turri, autore di altri pregevoli murales in diversi comuni dell'isola, che da lunedì è al lavoro nella cabina nei pressi del ponte sul Tirso. L'intervento si inserisce negli obiettivi che erano stati programmati dall'assessorato alle politiche giovanili dietro impulso della consulta giovani del comune di Oristano, per incentivare la pratica artistica tra i giovani e al contempo promuovere un sistema di riqualificazione degli spazi e dei muri urbani. Ha evidenziato l'assessore alle politiche giovanili Antonio Franceschi. La scelta del soggetto da rappresentare non poteva che cadere sulla Sartiglia, la più antica tradizione di Oristano e l'immagine che più di tutte identifica la città. È tutto, grazie, arrivederci.